tutti bentrovati. C'è un vortice sull'isola britannica. Osservate la sua forma a spirale, ben evidente dalle ultime sequenze satellitari disponibili. Ebbene, l'azione di questo vortice riesce a spingersi a tratti fino all'arco delle Alpi, dove determina condizioni alterne di instabilità atmosferica. Mentre sul resto dell'Italia domina l'alta pressione, i cieli sono sereni e le temperature al di sopra della norma, anche se non di molto. Nei prossimi giorni una nuova saccatura polare in discesa attraverso i paesi scandinavi assorbirà il vortice britannico e andrà a costituire un tutt'uno, un'unica grande area depressionaria estesa a tutta l'Europa centro-settentrionale. Lungo il bordo di contatto tra l'aria fresca associata a quest'ultima figura e quella più calda che verrà invece richiamata dall'alta pressione in ulteriore rinforzo sulla Mediterranea occidentale, andrà a svilupparsi un lungo treno di nubi che tra mercoledì e venerdì interesserà a fasi alterne le nostre regioni settentrionali, portando anche temporali di una certa intensità e naturalmente anche un clima un po' più fresco. Il resto del paese invece subirà una temporanea impennata delle temperature proprio per l'aumentata azione di compressione esercitata dall'anticiclone che andrà a pescare tra l'altro parte dell'area anche dall'entroterra nordafricano. Quindi tra mercoledì 1 e giovedì 2 luglio al centro e al sud e anche sulle isole maggiori farà decisamente caldo, ma attenzione, durerà poco perché nella giornata di sabato 4 poi la coda dell'ultima perturbazione transitata sul nord Italia il giorno precedente, quindi venerdì, si staccherà dalla saccatura principale e andrà ad isolare un piccolo minimo di pressione sulle nostre regioni meridionali, dove quindi il tempo cambierà, potremo avere anche alcuni temporali e un generale calo delle temperature, un calo che incentiverà anche al rientro di venti di maestrale e quindi un ripristino delle temperature su livelli normali per il periodo. E poi da domenica si ripartirà probabilmente con tempo nuovamente soleggiato un po' su tutta l'Italia e temperature che però rimarranno in linea con il periodo e questo per l'inserimento dell'anticiclone delle Azzorre. Abbiamo praticamente già detto tutto, non resta che chiudere con uno sguardo alle previsioni sul quadro nazionale che vedono per martedì 30 giugno prevalenza di sole su gran parte del territorio nazionale. Non mancherà comunque qualche annuvolamento qua e là sulle aree montuose del nord dove nel pomeriggio potranno manifestarsi anche locali brevi acquazzoni. Le temperature rimangono stazionarie, quindi su valori appena al di sopra della media. Mercoledì, primo giorno di luglio, si accentua l'instabilità sulle nostre regioni settentrionali dove nel corso della giornata potranno anche svilupparsi temporali e non solo sulle aree montuose ma anche in Valpadana, segnatamente sui settori posti a nord del fiume Po, sempre soleggiato e caldo sul resto dell'Italia. Giovedì 2 luglio ulteriore instabilità atmosferica sulle aree alpine con rovesci sparsi alternati a schiarite, qualche episodio temporalesco potrà a tratti sconfinare anche sul nord della pianura padana. Intanto in Liguria si formano nubi basse per umide correnti di libeccio. Al centro e al sud il tempo invece sarà soleggiato, e questo anche sulle isole maggiori, con caldo in aumento e avremo anche qualche punta fino a 35-36 gradi. Infine la tendenza per venerdì 3 luglio che vedrà il transito dell'asse di saccatura principale, quindi la maggior probabilità di rovesci non solo al nord ma anche nelle zone interne del centro. Poi nel prossimo video confermeremo il tutto. Per il momento abbiamo terminato, grazie per l'attenzione, un cordiale saluto e vi aspetto mercoledì per il prossimo appuntamento, sempre su questo canale. A risentirci da Luca Angelini.